Salve, mi scusi, non l'avevo vista. Buongiorno, grazie, grazie. Allora, in cosa posso esserle utile? Ah, ok, beh, come vede qua siamo nel posto perfetto. Sì, abbiamo accessori per ogni tipo di occasione. Sì, poi là ha già dato un'occhiata a tutte le borse che abbiamo là in esposizione. Sì? Ok. Quindi non è interessato a borse? Va bene, va bene. E su cosa puntava di più? Ah, ok, ho capito. Quindi sta cercando il regalo perfetto per il compleanno di sua figlia. Capito? È una cosa bellissima. E mi dica, ama qualche accessorio in particolare? Cosa indossa di solito? Me la descriva un po' anche nel suo stile, appunto, di vestirsi, che outfit utilizza maggiormente, in modo tale che io possa indirizzarla il più vicino possibile a quello che sua figlia ama. Ah, interessante, sì. Quindi è molto bon ton. È uno stile, sì, molto chic, elegante. Sì. Ah, beh, certo, amante dei fiocchetti. Sì, io questo, sì. Da questo punto di vista siamo molto simili. Amo i cerchietti con questi fiocchi belli evidenti. Anche, sì. Beh, perché comunque se abbinati con un abito molto semplice, sì, danno, sì, esatto, danno quel tocco in più. Sì. E allora, io magari le mostro un po' di tutto. Le mostro delle cuffie, poi cosa le posso mostrare? Delle collanine, appunto dei cerchietti. Già questo, vogliamo partire da questi. Ok, faccio io, va bene, va bene. Allora, questo, come può vedere, è molto, molto, salta subito all'occhio. Se sua figlia è una tipa che vuole comunque far vedere che c'è, ecco, questo fiocco parla assolutamente per lei. Sì, si nota veramente a distanza. Molto bello, poi il materiale risulta molto morbido e sì, poi ha questo color rosso molto intenso e veramente adorabile. Poi se lo abbina con un rossetto rosso, anche con un trucco occhi semplicissimo, con del semplice mascara, come sì, esatto, come sono io oggi, è perfetto. Sì, esatto. Allora, faccio vedere gli altri cerchietti. Ok. Allora, il secondo che le mostro è questo, che è molto più semplice. Qua è tutto. Sì, esatto, c'è questo bordino, questo nastrino, possiamo dire, che avvolge la parte in plastica. Questo appunto è di un colore molto intenso, è un blu scuro, sì. E poi abbiamo questo fiocco che sì, multicolor. Questo è molto carino, sì, magari con una camicetta, esatto. Ma è normale, normale comunque che non sia molto pratico, però è in buone mani. Vedrà sua figlia, rimarrà sbalordita. Poi comunque nel caso non fosse di suo gradimento il regalo, può sempre venire qui e glielo cambiamo senza problemi. Ok, quindi non si preoccupi. Allora, questo era uno. Poi un altro cerchietto, sempre sullo stile di quello precedente, proprio fatto allo stesso modo. E questo
che però ha una trama differente, è fatto con tanti sì, quadratini ed è sui toni del marrone, del blu, del rosso. Molto carino, sì. Sì, questo si abbina molto più facilmente rispetto a quello precedente, sì. E questo ha lo stesso, glielo faccio rivedere, ha una trama un pochino differente. Così poi magari si fa un'idea, lo sceglie e sceglie quello che più le sembra adeguato. Questo, mantenendoci sempre sui quadretti, ha la stessa grandezza di quello che indosso. È molto morbido, ha questo tutto rivestito proprio di questo tessuto super, sì, molto confortevole. Sì, esatto. No, 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 anche se sembra che diciamo è molto più malleabile, sì, rispetto a questo oppure a quelli precedenti, non cade assolutamente, anzi, diciamo che è anche molto comodo perché i cerchietti, se sono troppo stretti, a lungo andare fanno venire mal di testa. Invece questo qua è perfetto. Sì, perché è proprio morbido morbido. Sì. Ok, questa è un'altra idea. Altro cerchietto che le mostro che si distacca, si differenzia un po' di più, è molto delicato secondo me, è questo. Come può vedere qua è molto più sottile. Ok, e poi il fiocchetto è un amore, ha anche questo dettaglio di questa diciamo catenella sull'oro, sì, e poi qua tutto sui toni appunto del rosso. Sì, questo è molto elegante. Ah, questo le piace. Allora, mettiamo un attimino qui da parte sul bancone e poi vediamo un po' se vuole questo oppure preferisce qualcos'altro. Va bene. Allora, cambiando tipologia, le faccio vedere questo. Lo so, lo so, è molto evidente. Questo è meno bon ton, però ci tenevo a farglielo vedere perché comunque è molto molto carino. Adesso io ho il cerchietto, però per darle un'idea, un copriorecchie. Super, super, super morbidoso. Sì, questo è veramente carinissimo. Così tiene le orecchie al caldo. Esatto. Ah, andate spesso in montagna, allora questo è perfetto. Sì, assolutamente. Poi ci pensa. Ah, ok, allora lo appoggiamo qua. Va bene, va bene. No, nessun problema, davvero. Poi cosa le voglio far vedere? Sua figlia ama le cravatte, magari per impreziosire una camicia. Sì, bene, bene. Ne ha diverse. Ok, io le faccio vedere queste. Aspetti che prendo. Allora, abbiamo il modello è questo. Viene. Ah, non le ho detto i prezzi di quelli precedenti. I cerchietti vengono tutti tra i 10 e i 15 euro, quindi comunque è un prezzo molto accessibile. Questa invece viene 7,95 e sì, è molto classica, esatto. Vuole toccare il tessuto? Sì, è vero, è vero. No, rimane molto rigida. Sì. Esatto, beh, questo è molto interessante. Se poi usa i colori che mi ha descritto, ci sta proprio da Dio. Sì. Sempre stesso modello, abbiamo le altri tipi di colorazione. Quindi c'è questa, proprio lo stesso modello. Ce l'abbiamo anche rossa. E un modello un pochino differente.
è questa nera, che è simil, come si può dire, simil cravatta, perché in realtà c'è questo laccetto, lo metti attorno al collo e stringi, quindi proprio per... Sì, esatto. Diciamo che è ottima per le persone che sono alle prime armi, sì, che però vogliono usare la cravatta. Sì, ce l'abbiamo anche da uomo, le interessa. Capisco bene che scoccia, sì. Si scoccia magari farsi sempre la cravatta. Non a tutti gli uomini piace, sì, esatto. Però ne abbiamo, nel caso poi le faccio vedere, sì. Bella, eh? Carinissimo. Poi... Ah, vuole vedere delle cuffie. Ok, va bene. Sì, ne abbiamo differenti. Allora, un colore in particolare. Grigio. Eccola qua. Questa è molto carina perché ha tutti questi brillantini. Tutti qui nel contorno. Sì, sta piovendo tantissimo fuori. Infatti l'acqua che va sulle tegole si fa questo rumore. Sì, è molto rilassante, concordo. È molto morbida. Tocchi pure. È morbidissima, vero? Sì. Sì, è proprio un bel tessuto avvolgente. Poi tiene tanto tanto caldo. Sì, è bella e allo stesso tempo funzionale, questa è la cosa più positiva, esatto. Quindi abbiamo questa. Poi magari le faccio vedere anche un altro modello, ce l'abbiamo in varie colorazioni. Adesso le faccio vedere questo qua, però ce l'abbiamo anche nero, verde, rosso, giallo. Sì, è molto carina perché qua c'è questa parte pelusciosa tipo pompon. Poi abbiamo un fiocco. Anche qua tutti i brillantini. E anche questa super morbida, però come puoi vedere la forma è differente, sì. No, questa è molto carina. Mi piace tantissimo, ce l'ho anch'io. Sì, ce l'ho nera, rossa e anche di questo colore perché è molto delicato. Le piace? Mettiamo insieme. Ok. Va bene, sì, trovo che sia un'ottima scelta davvero. Un altro modello. E aspetti che si è tutta girata. Ecco mettiamo a posto questa violetta, anche qua c'ha il fiocchettino. E questo appunto è un modello simile a quello, sì, esatto, di quella grigia che le ho mostrato. Ok, allora metto anche questa, va bene. Quindi vuole prendere sia il cerchietto di prima. Ok, tutto quanto. Allora aggiungo, va benissimo, va benissimo. Magari le faccio vedere qualche collanina che dice. Delicate, come le usa di solito? Molto evidenti oppure... Ok, sì, ne abbiamo differenti, sì. Ora prendo subito perché le teniamo tutte qua. Però prima le volevo mostrare una che è arrivata da poco e anche se è, diciamo, evidente, è allo stesso tempo molto elegante. Sì, esatto, tipo un collier, tutta nera e grigia, tutta fatta sì di brillantini anche qua. E praticamente rimane, aspetti che glielo faccio vedere su di me. Proprio aderente al collo, sì, con un bell'abito elegante, perfetta. Questa è lo stesso molto bon ton, ovviamente va abbinata correttamente. Piace? Sì, è molto esatto, trovo anch'io. Allora, magari gliela metto insieme. Ok, sì, sua figlia sarà felicissima, non ho dubbi, guardi. Sono cose che piacciono un po' a tutte le ragazze. Allora, cosa le posso far vedere? Ho queste collanine, le
Le faccio vedere queste, però ne ho tante altre di altri modelli, con le stelline. Ah, queste non... No, perché rimangono molto aderenti al collo. Ah, ok, non le piace il modello, va bene. Va bene. Stavo cercando, abbiamo queste, che sono sempre del modello appunto di quelle precedenti, ma sono molto più fini. Sì, molto più eleganti, esatto. Magari ok, ma guardi, costano solo 6 euro. Ok, va bene, sicuro? Ok, allora li aggiungiamo agli altri. E niente, poi ho diversi braccialetti, ad esempio uno molto molto bello è questo, che fa anche tutto con le perline elasticizzato e poi c'è questo fiore che è tutto lo stesso, ogni petalo è fatto da delle perline. Sì, guarda, io faccio vedere indosso. Adesso ho anche l'altro bracciale che le voglio far vedere indosso, molto elegante comunque, e questo lo stesso è tutto con le perline, questa in particolare, sì, molto colorato, molto semplice, molto estivo, diciamo. Ok, quindi preferisce questo modello. Trovo anch'io, sì, si adatta molto di più, esatto, alla descrizione di sua figlia, va benissimo. Allora, basta così. Ok, allora adesso le preparo tutto quanto. Lei intanto si può accomodare nell'altra cassa perché c'è la mia collega che le fa il conto, così effettua il pagamento con tranquillità. Intanto le faccio portare tutto quanto lì impacchettato. Ok, le faccio dei pacchetti regalo e io la ringrazio per essere stato qui da noi. Spero che sua figlia apprezzi i regali che abbiamo scelto insieme. E le faccio tanti auguri anche da parte mia, mi raccomando, e poi quando vuole può tornare per vedere le cravatte con calma. Sì, capisco bene che adesso è di fretta, certo. Allora, alla prossima. Arrivederci.